Siamo noi l'Italia che sogna ancora, l'Italia che crede ancora che qualcosa cambierà. Siamo noi l'Italia che fa la storia, che vuole la vittoria di un'idea di libertà. Grazie Cassino! Allora, apriamo questa serata per noi importantissima e ricca di emozioni. Diamo la parola per un saluto al nostro sindaco, Peppino Petrarcone. Io lo chiamo col diminutivo e lui non si offende. No, assolutamente, grazie. Ma Simona ci ha fatto un grande complimento. Come si fa a portare, non in campagna elettorale, tutte queste persone? Beh, c'è l'entusiasmo e c'è la consapevolezza di un risultato eccezionale che la città di Cassino, l'intera provincia di Frosinone ha voluto tributare a un progetto politico. Io personalmente sono ancora di più soddisfatto ed orgoglioso di accogliere Simona Bonafè, un altro applauso all'onorevole Simona Bonafè, a riaccogliere a Cassino, perché mai titolo più azzeccato, riparte da qui dove era iniziata l'avventura. Simona ci ha fatto visita all'inizio della sua campagna elettorale e probabilmente un poco le abbiamo portato bene. Comunque abbiamo creduto alla sua persona e al suo progetto. Però dicevo, sono doppiamente soddisfatto e orgoglioso di accoglierla in questa piazza che è stata da qualche settimana completamente così abbellita rispetto a quello che era la veste e soprattutto quello che era la porta, una delle porte della città di Cassino fino a qualche tempo fa. Noi, come dicevamo anche nell'altro incontro in comune, ci candidiamo per essere una città turistica e lo vogliamo essere sempre di più e ne siamo convinti che possiamo essere sempre di più una città accogliente e turistica. E proprio per questo abbiamo, con le sinergie che abbiamo attuato, abbiamo voluto così dotare questa città e questa porta della città di una piazza accogliente, di un centro di informazione turistica e di una collaborazione con la Regione Lazio e con la Proloco che ringrazio. Ma parliamo adesso di Simona Bonafè. Ripeto, la stiamo riaccogliendo dopo lo straordinario risultato elettorale, l'accogliamo con la consapevolezza che anche la città di Cassino e la provincia di Frosinone, che qui è rappresentata, poi ci saranno degli interventi, ha voluto tributare al progetto del Partito Democratico e di Matteo Renzi. Matteo Renzi dice è il momento dell'Italia. Ecco, noi vogliamo far parte, vogliamo essere protagonisti di questo momento, vogliamo che i progetti che sono stati portati in campagna elettorale si tramutino poi in realtà, e come comuni vogliamo usufruire di quelle che sono le risorse europee che speriamo forse per la prima volta verranno spese e utilizzate dai nostri comuni, dai nostri territori con grande oculatezza. Ecco, questo chiediamo a Simona Bonafè, ma lo chiediamo a tutti i rappresentanti che abbiamo mandato in Europa, di essere sempre più cittadini europei. Io mi fermo qui perché non voglio rubare spazio, saluto i tanti rappresentanti, c'è onorevoli consiglieri regionali, capogruppo del Partito Democratico, non li voglio citare tutti, ma soprattutto i tanti amici del Comune di Cassino e della provincia di Frosinone. Un'ultima cosa, si è sempre detto, è un luogo comune, direi anche banale, Cassino è una città moderata, Cassino è una città di centrodestra, a Cassino ha vinto e ha stravinto il centrosinistra, quindi abbiamo sfatato questo tabù o comunque questa presunzione dei nostri avversari che non sanno altro che dire quando dobbiamo parlare di progetti politici, quando di alleanze, ma sai, Cassino comunque è una città moderata. Io non ho capito ancora cosa vuol dire moderata, perché sentendo i ragionamenti di alcuni nostri oppositori credo che la moderazione non sia una loro prerogativa. Io credo che Cassino è una città che sa ragionare, sa premiare
i progetti politici e le persone che si presentano e che hanno da dire qualcosa di più e di diverso dagli altri. Grazie. Adesso, Simona, c'è un omaggio floreale, dovevamo dartelo prima del sindaco, però noi siamo così rispettosi dei ruoli. Ecco, arrivano i bambini, prego. Questo è un nostro omaggio. Dopo il saluto del sindaco della nostra città è il turno del segretario cittadino del Partito Democratico, Armando Russo. Io ringrazio tutti quanti voi per essere qui questa sera, ringrazio Simona per essere ritornata a Cassino dopo l'inaugurazione del suo primo comitato elettorale e ringrazio Simone, Arduino, Peppino e Francesco per aver organizzato questo incontro, per aver riportato Simona qui a Cassino. Per me era una doppia soddisfazione da segretario del partito e da renziano della prima ora. Ti posso dire che la soddisfazione adesso è ancora maggiore, sempre da segretario e da renziano della prima ora, riceverti di nuovo qui a Cassino e riceverti come più votata in assoluto come candidata alle europee. Ti faccio un grande in bocca al lupo e non rubo altro tempo agli altri intervenuti e a te soprattutto. Grazie. Ora chiaramente è il turno del nostro grande segretario provinciale, Simone Costanzo. Grande ancora per poco perché appena termino la dieta sarò piccolissimo, quindi cerchiamo di cambiare anche verso alle nostre parole. Diceva prima il sindaco, la città, possiamo dire che è la città di Matteo Renzi questa, perché è stato un grande successo anche qui a Cassino, come è stato in tutta la provincia. L'Europa cambia verso, Simona Bonafesta è la nostra capolista, è stata la più votata d'Italia, ha avuto un grandissimo successo e penso che impersonifica bene il nuovo modo di fare politica, la nuova essenza del Partito Democratico, che è un Partito Democratico che si sta profondamente strutturando e sta profondamente cambiando anche l'Italia con tanti provvedimenti che sta facendo il governo Renzi. Abbiamo un compito importante in Europa e credo che i nostri parlamentari europei avranno tutti un ruolo forte e decisivo nel far sì che la politica europea sia più vicina all'Italia e sia più vicina a noi. Io credo che tutti quanti insieme possiamo fare un buon lavoro. Possiamo fare un buon lavoro soprattutto a favore del nostro territorio, dei nostri cittadini. Abbiamo una grande responsabilità e credo che saremo all'altezza del nostro compito. Grazie a tutti. Per diciamo avere un intervento in rappresentanza, visto che questa è un'occasione, è stata un'iniziativa partita da una mia promessa, cioè da una promessa di Simona che fece a me, nel senso io tornerò a Cassino, ma l'ha fatta anche Francesco Scalia, l'ha fatta Simone Costanzo, questa iniziativa congiuntamente, quindi un'iniziativa comunque provinciale, e per questa ragione questa sera facciamo fare un intervento ad Andrea Turiziani nella città capoluogo di Frosinone. Grazie Arduino, grazie a tutti voi che avete riempito questa bellissima piazza. Io tra l'altro qua a Cassino ci ho studiato all'università, per cui la conosco bene e la ricordo sempre, la porto sempre nel cuore. Simone, io ti porto il saluto della città in provincia di Frosinone dove hai preso più voti. Hai superato le 1500 preferenze, quindi la più votata in assoluto in tutto il collegio e in questa provincia. E ti chiedo un impegno, di venire anche nel capoluogo di provincia a incontrare i tanti che ti hanno abbracciato e ti vogliono abbracciare adesso da europarlamentare, per chiederti un impegno serio per questo territorio, perché quello che conta secondo me, secondo noi, è avere dei riferimenti certi. Non è importante uno da dove viene o dove vive, ma come si spende per una terra che le vuole bene e che lo ama. E penso che Simona abbia dimostrato a tutti gli italiani che questo è possibile farlo, partendo dalla zona della Toscana e riempiendo veramente il centro Italia con tantissime preferenze.
che dire, io sono un renziano dell'ultima ora invece, perché sono uno di quelli che l'8 dicembre da un altro partito si è messo in fila insieme a 3 milioni di italiani perché crede in un sogno, il sogno di finalmente avere in Italia un partito vero, un partito serio, non fatto ricordandoci da dove si parte, ma avendo ben chiaro dove si vuole arrivare, portare finalmente l'Italia a quel ruolo che le spetta, che è quella di guidare l'Europa e di far ripartire questi territori che hanno tanto bisogno. Confidiamo in te e confidiamo nelle persone che su di noi hanno scommesso, come Francesco. Grazie. Ora, per me è una cosa carina, perché sto dando la parola a un amico, prima che un sindaco, che è Libero Mazzaroppi, che da pochi giorni è stato libero, conobbe il 23 aprile quando noi abbiamo inaugurato il comitato, il primo e l'unico comitato in provincia ma nel Lazio, a sostegno di Simona Bonafè, fatto con tutto il cuore, l'emozione eccetera eccetera, tant'è che i risultati a Cassino sono arrivati, quindi due mesi fa, dovevi venire il 23 e sarebbero stati 2 mesi. Ora, e lei conobbe Libero Mazzaroppi, che probabilmente conoscerete tutti, qui è il sindaco di Aquino, che da qualche giorno, che da pochi giorni è diventato anche presidente delle 5 città, proprio dopo l'incontro con Simona Bonafè. Simona non ha fatto niente per farlo diventare presidente delle 5 città, quindi immaginiamo che potere e che forza che hanno questi renziani, no? Allora, diamo la parola al Libero. Buonasera a tutti, io vi ringrazio davvero di cuore per questa opportunità, per questo momento che mi offrite, è un momento importante, lo hanno voluto i sindaci dell'Unione e quindi in virtù anche delle nuove norme che avete disegnato per noi, quindi lo hanno voluto all'unanimità, cercherò di non deludere le loro aspettative, quindi il saluto della mia città, ma il saluto ovviamente dei 5 sindaci di questo territorio che hanno avuto la forza da tempo di unirsi e di creare un percorso comune per ottemperare anche le nuove disposizioni. Disposizioni importanti, quindi, che obbligano ognuno di noi, i tanti sindaci presenti, i tanti amministratori. Saluto con grande rispetto e deferenza il sindaco della città di Cassino che ci ospita, saluto il senatore Scalia. E approfitto di questo momento per dire che il 40% che è stato tributato al Partito Democratico è un segnale importante. Per la prima volta i cittadini e l'Italia hanno voluto dare un mandato pieno a un Presidente del Consiglio che oggi, fra pochi giorni, avrà una grandissima opportunità, quella di guidare il semestre europeo, quindi sarà la guida dell'Unione per 6 mesi. Credo e spero di non sbagliare che questa opportunità la nostra nazione, il nostro governo, se non erro, lo riavrà di nuovo fra 10 anni, forse oltre 10 anni. E quindi credo che sia un momento importante, uno spunto, un momento che non dobbiamo assolutamente mandare a vuoto. Quindi dobbiamo armarci di grande senso di responsabilità, di forza, dobbiamo armarci di quelle armi che hanno consentito, quindi al centro-sinistra, come diceva prima il sindaco di Cassino, di vincere su molti territori, di vincere anche dove era difficile vincere, e per questo noi chiediamo un impegno serio, un impegno importante. Non deludete le aspettative dei tanti italiani, perché questo è un dato elevatissimo, questo vale anche per l'amico Francesco Scalia, un dato importante, vi hanno dato un mandato pieno, quindi tenete conto di quelle che sono le reali esigenze di questo, non solo di questo territorio, ma dell'intero paese. L'intero paese ha dei temi che noi non dobbiamo disattendere: l'inclusione, i servizi sociali, il lavoro. Non dobbiamo assolutamente dimenticare le nuove povertà e le antiche povertà che ritornano. Sono dei fattori che purtroppo assillano noi. Ma la preghiera più forte che vi faccio, spero qui di poter interpretare, e chiudo, quelle che sono le sofferenze di ognuno di noi. Tu hai fatto l'assessore, Francesco ha fatto il sindaco e ha fatto il presidente, noi lo sappiamo, non ci lasciate soli, perché noi non siamo un centro di costo per il Ministero del Tesoro, noi siamo tutt'altro, noi non siamo il bancomat del governo, questi sindaci stanno in trincea, noi andiamo al mattino ad offrire diritti di cittadinanza, diritti sociali ai cittadini, noi siamo lì anche ad ammortizzare questioni sociali, morali, a fare a volte anche da paciere su situazioni importanti, e questo lo dico, lo facciamo senza risorse, lo facciamo soffrendo, a volte mettendoci del nostro, perché non c'è sindaco che guadagna di più dell'ultimo dei dipendenti comunali.
per cortesia, non ci lasciate soli, non ci abbandonate, perché noi abbiamo bisogno di un governo forte, di una struttura europea che tenga conto di quelle che sono le nostre reali esigenze. Noi crediamo davvero, come ha detto Turiziani, in questo nuovo disegno. Renzi, e chiudo, ha intrapreso la strada del socialismo liberale e democratico europeo. Credo che sia la strada giusta, ma l'abbiamo intrapresa, o meglio, siamo già in mare. Mettiamoci tutti quanti su questa barca a remare, perché il porto è vicino. Buon lavoro da tutti noi e grazie. Allora, come dicevo, il 23 aprile abbiamo inaugurato il comitato. Simona venne in quell'occasione e ci ha fatto delle promesse, ma promesse che passo passo ha mantenuto. Oggi, con il suo impegno fisico, perché è tornata qui, ma venne anche in campagna elettorale una quindicina di giorni dopo a Sora, come ci aveva promesso, lei è scesa nella nostra provincia e la nostra provincia l'ha ripagata di 15.214 preferenze, che sono un dato in assoluto a livello di voti presi dal partito a livello provinciale e preferenze sul candidato enorme rispetto anche alle altre province. Ciò sta a significare che ha saputo legarsi a questo territorio e ha instaurato un rapporto diretto con questo territorio, e anche questa sera è l'ulteriore dimostrazione. Io credo che noi a Cassino, a Frosinone e nell'intera provincia di Frosinone possiamo dire di aver gettato le basi, come quando si realizza un'opera importante. Noi qui siamo in una piazza nuova, ci sono delle fondamenta qui sotto che ci reggono, che ci sostengono. Noi quelle fondamenta credo che le abbiamo potute senza alcun dubbio far nascere in campagna elettorale. Oggi posso dire che è come mettere il primo sasso, la prima pietra di quest'opera. Ora però noi quest'opera la vogliamo vedere realizzare e vogliamo realizzare nel nostro territorio, come anche in altri territori, infrastrutture e servizi che possano portare delle migliorie e una migliore qualità della vita per i nostri cittadini, della nostra provincia, della nostra città. Avere quindi Simona per noi è un fatto importantissimo. Con lei studieremo e progetteremo anche delle iniziative successive. Io da pochi giorni ho il piacere di ricoprire un incarico provinciale insieme al Partito Democratico, insieme alla segreteria guidata da Simone Costanzo, e sono il responsabile delle politiche europee e del turismo. Proprio in ragione di questa delega cercherò di dialogare con Simona e con gli altri, con il suo staff e con gli altri parlamentari europei, proprio per fare questo, per avvicinare l'Europa al nostro partito a livello locale e ai nostri cittadini, perché poi questo è il fatto vero. Noi cittadini italiani ci sentiamo poco cittadini europei, dobbiamo cambiare passo, dobbiamo sentirci cittadini europei, dobbiamo capire l'importanza di stare in Europa. È un vanto stare in Europa, dobbiamo cercare di cogliere le opportunità che ci può portare l'Europa. Ora Simona sicuramente in questo ci aiuterà, abbiamo delle idee importanti che svilupperemo anche con gli altri amici della segreteria. Qui c'è Antonella Di Bucchio, nominata allo sviluppo economico, e con lei stiamo presentando un progetto a Simone Costanzo. Quindi noi vogliamo cercare di portare delle iniziative e sicuramente Simona, ma anche gli altri, ci daranno il loro supporto. Il loro supporto che poi dovrà scendere, dovrà declinare nelle amministrazioni. Io spero che qui abbiamo il sindaco di Cassino, abbiamo il sindaco di Aquino e altri sindaci, speriamo che con loro sarà possibile dialogare. Noi ci mettiamo a disposizione per fare questo, ma penso che non ci saranno problemi. Poi, ahimè, se ci saranno problemi non dipenderà da noi. Noi correremo come l'abbiamo fatto in campagna elettorale, perché siamo persone che corrono senza un doppio obiettivo, e lei l'ha potuto notare, perché 1.400 preferenze a Cassino, 10 preferenze in meno rispetto a Frosinone, è un dato in assoluto enorme in termini di percentuali, perché con 4.500 votanti in meno rispetto a Frosinone vuol dire che questa città, come diceva Simone Costanzo, è una città renziana. Per me, che sono renziano del primo attimo, non del primo minuto, è un grande vanto. Quindi vuol dire che avevo visto bene, avevo visto che il nostro presidente oggi del Consiglio, che io penso sia uno di noi, uno che è venuto dagli enti locali come tanti qui, come Francesco, come Peppino, come Andrea, come tutti quanti noi, penso che è uno che possa dare dei risultati, proprio come Simona. Simona si comporta come uno di noi, no?
una donna semplice, simpatica, cordiale, anzi ti risponde ai messaggini, ti risponde al telefono, vuol dire una persona diretta. Con lei ci si può fare, ci si può dialogare, si possono fare tante cose buone per il nostro territorio. Certo, dovrà moltiplicarsi perché il territorio è enorme, però penso che non scapperà. Abbiamo in programma delle iniziative, voglio fare dei workshop proprio collegati in Europa, magari con dei collegamenti in via Skype per evitare sempre di farvi viaggiare e farvi scendere, anche con tecnici dirigenti che ci sono in Europa, per cercare di trovare e di far scendere nel nostro territorio qualche fondo, qualche soldino che noi mandiamo su, di riportarlo giù. Francesco mi guarda e dice: questo sta perdendo tempo, parla troppo. E vabbè, è così purtroppo. Per l'altro aspetto del turismo, questa è la città di San Benedetto, patrono d'Europa. Simone è andata in Europa, è venuta qui a inaugurare il suo primo comitato elettorale, ha portato bene pure San Benedetto. Per noi cassinati vedere l'abbazia è un punto fondamentale, quindi per noi questo posto è, diciamo, come la chiamiamo? È tutto per noi. L'apoteosi, ecco, il mio sindaco la pensa come me. Oggi, come dicevo, è un passo importante per il cambiamento, e il cambiamento ci sarà con Simona Bonafè. E la parola prima di Simona però spetta al nostro senatore della Repubblica, Francesco Scalia, che ci darà una mano anche lui al cambiamento. Grazie Simona per aver rispettato l'impegno di tornare immediatamente tra di noi, di tornare qui da dove è partita la sua campagna elettorale, una campagna elettorale condotta in maniera strepitosa. Insomma, c'è stata un po' di querella tra le città che hanno dato più voti a Simona, tra Frosinone e Cassino. La realtà è che, insomma, era facile farla votare. Ed è stata la più letta in Italia, la più votata in Italia come europarlamentare, non solo a Cassino, non solo a Frosinone. E oggi giustamente è il nostro riferimento in Europa, è il riferimento dei tanti amministratori presenti, dei tanti amministratori di questo territorio, è il riferimento di questo territorio. Un'Europa che finalmente sta cambiando. Guardate, è successo quello che dicevamo in campagna elettorale. C'era la possibilità, e si è verificata, di esprimere la rappresentanza parlamentare più forte all'interno del Partito Socialista Europeo, del gruppo del Partito Socialista Europeo, uno dei gruppi, insieme a quello del Partito Popolare Europeo, che determinano le politiche in Europa. Il Movimento 5 Stelle, per fare il gruppo, ha dovuto allearsi con i ultranazionalisti inglesi, con i nazifascisti svedesi, con una fuoriuscita del Fronte Nazionale di Le Pen. Noi stiamo invece a pieno titolo e come appunto rappresentanza più forte e più consistente in uno dei gruppi che determinano le scelte dell'Europa. E c'è la possibilità, lo diceva prima Libero, questa forza che il Partito Democratico ha dato al Presidente Renzi, perché insomma il Partito Democratico ha superato il 40% grazie a Renzi, la gente ha votato Renzi, ha votato il Partito Democratico per votare Renzi. Questa forza dà la possibilità a Renzi di giocarsi la sua partita in Europa, e se la sta giocando in maniera straordinaria. Mai l'Italia è stata protagonista come in questo momento, che è cruciale. Lo diceva Libero, si rinnovano i vertici, tutti i vertici istituzionali dell'Unione Europea, parte il semestre di presidenza italiana, c'è la possibilità di fare l'Europa che dicevamo e diciamo di voler fare, un'Europa politica, di completare il processo di costruzione dell'Europa che è ancora diciamo a tre quarti e che è stato frenato dalle destre al governo d'Europa in questi anni. Un'Europa che non si limiti a sorvegliare i vincoli di bilancio, ad armonizzare i bilanci degli Stati membri, ma che governi i processi politici, che abbia una voce sola nel mondo in politica estera, che abbia una difesa comune, che abbia una politica comune dell'energia, che abbia una politica comune dell'immigrazione, non lasci sulle spalle dell'Italia un dramma, una tragedia, quale è quella dei tanti che insomma cercano di venire in Europa passando per l'Italia, ma Europa che investe in infrastrutture, che contrasti la disoccupazione, che faccia crescere i suoi territori, è un'Europa che ci faccia sentire cittadini d'Europa,
lo diceva prima Arduino, cittadini d'Europa. Noi non andiamo in Europa, noi siamo in Europa. E siamo in Europa particolarmente in questa città. Prima Simona mi diceva, mi chiedeva se quella era la piazza di Montecassino, è quella, ci sovrasta. Ed è il simbolo d'Europa, sia perché, come diceva Arduino, è l'abbazia di San Benedetto, patrono d'Europa, ma anche perché nella sua storia, nella testimonia la tragedia e la speranza che hanno ispirato il sogno europeo, la sua distruzione insieme alla distruzione di questa città, la sua ricostruzione immediata, nell'immediato dopoguerra, testimoniano appunto la tragedia, ma anche la speranza che hanno ispirato quel sogno, costruire un'area di pace in un continente che è stato dilaniato dai secoli dalle guerre. Oggi l'Europa può farsi promotrice nel mondo di questi valori, di questi principi, del valore della pace, della libertà, della giustizia sociale. Questa è l'Europa che vogliamo, e in questa Europa, al vertice, nell'assemblea in cui si esprime la democrazia europea, noi abbiamo come riferimento te, Simona. Stacci vicino e auguri di buon lavoro. Grazie. E ora è arrivato il momento più importante. Voi giustamente vi siete scocciati ad ascoltare noi, siete venuti per Simona Bonafè, ed è il turno suo. Ecco Simona. Grazie ad Arduino, grazie a tutti i sindaci presenti, grazie a Francesco, ai segretari, cittadino, provinciale, grazie soprattutto a tutti voi, perché in campagna elettorale è abbastanza facile portare gente nelle piazze, e soprattutto in una bella nuova piazza, tra l'altro, complimenti. Ho fatto l'assessore alla riqualificazione urbana e so che cosa vuol dire oggi mettere soldi in opere pubbliche, in un momento in cui le risorse sono scarse, i cittadini ti stanno a guardare soldi del comune, ecco, non europei, per cui complimenti sindaco. Ma però in campagna elettorale, insomma, di solito un po' di gente si riesce a portare nelle piazze. Ecco, vedervi così tanti questa sera, dopo la campagna elettorale, beh, mi fa ben sperare, perché vuol dire che allora nell'Europa ci credete per davvero, insomma, non ci avete creduto così, perché c'erano le elezioni e perché dovevamo dare un segnale anche a chi andava nelle piazze a gridare, ad urlare, a sostanzialmente alzare il livello dello scontro, a cavalcare il malessere sociale. Invece noi siamo andati nelle piazze a raccontare la nostra idea d'Europa. Però ecco, vedervi qui così numerosi questa sera mi fa davvero piacere. Io poi non potevo non tornare in questa città, perché l'ha detto bene Arduino, il 23 di aprile ero qui a inaugurare il mio primo comitato, cioè il primo comitato a sostegno della mia candidatura, che insomma non vi nego, un po' di imbarazzo me l'ha messo, però è stata una bella esperienza, ci siamo già lì confrontati e insomma Cassino è la mia città, ecco, mi viene da dire questo, Cassino è anche la mia città. Però sono qua soprattutto a ringraziare voi, perché qualcuno mi ha detto complimenti, avete ricordato che sono stata la più votata. Beh, io credo molto nel lavoro di squadra. E ecco, cioè, io sono qua soprattutto per ringraziare voi, del voto, per ringraziare voi soprattutto della fiducia, che chiaro, adesso la sentiamo, la sento io, la sentono gli altri colleghi del Partito Democratico. E ha ragione chi ha detto prima di me, non deludete questa fiducia, non deludete questa aspettativa che avete creato sia a livello nazionale ma anche adesso a livello europeo, perché dobbiamo andare avanti, perché questo paese lo vogliamo cambiare per davvero, e per cambiare questo paese, o meglio, e vogliamo cambiare questo paese anche per cambiare l'Europa. E guardate, in Europa qualcosa sta succedendo, cioè ve lo dice una che ci è arrivata fresca fresca 2 settimane fa, è arrivata su, e insomma va sicuro che c'è un interesse nel nostro paese, nei confronti del nostro paese, incredibile. Cioè siamo tornati, dopo essere stati uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, siamo tornati al centro della scena politica europea, e questo è un bene. Siamo tornati al centro, beh, forti intanto di questo bel risultato elettorale che abbiamo portato a casa come Partito Democratico, e non vi sfugga che quel 40% è un voto non solo contro qualcuno, come spesso è successo, ma è un voto soprattutto a favore di un progetto dell'Europa diverso. Cioè non vi sfuga che quel 40% è stato preso da un partito che non è andato nelle piazze a dire che l'Europa fa schifo e che l'Europa va cambiata, ma è andato nelle piazze a dire che l'Europa è un'opportunità, certo, un'Europa diversa. Un'Europa diversa,
non quella dell'austerity, però l'Europa è un'opportunità. È andato nelle piazze a raccontare l'idea d'Europa che ci aveva in testa, e così come l'è andata a raccontare, adesso la stiamo cercando di costruire. L'avete visto, oggi c'è il Consiglio europeo. Beh, già da lì, insomma, devo dire che l'Italia ha portato a casa un risultato straordinario, perché noi non siamo andati a dire si discute di nomi, siamo andati a dire un'altra cosa. Per noi prima viene il programma, prima viene la lotta all'austerity, prima viene l'attenzione alla politica della crescita, alla politica della solidarietà, alla politica dell'occupazione, prima viene tutta quella roba lì. E poi parliamo anche di voti, tant'è che oggi ci vengono a dire sì, vabbè, ma appoggiate Juncker, che è stato uno dei sostenitori delle politiche dell'austerity. Fermi tutti, perché noi abbiamo detto che voteremo Juncker se Juncker firmerà quella cosina che gli presenteranno questa sera e domani, in cui c'è scritto che noi dalla politica dell'austerity dobbiamo uscire. Quindi anche se Juncker fino adesso ha sostenuto la politica dell'austerity, grazie anche all'azione nostra andremo a dire che d'ora in poi si volta pagina, che d'ora in poi si punta su altro. E questo è un risultato importante che abbiamo ottenuto noi, e che abbiamo ottenuto sulla forza di quel 40% che oggi ci rende anche come Partito Democratico la delegazione più numerosa, lo ricordava Francesco, all'interno del PSE. Perché noi, siccome l'Europa la vogliamo cambiare veramente, siamo entrati in una famiglia importante che è quella del socialismo europeo, e che vogliamo cambiare anche quella, perché abbiamo dimostrato che la sinistra in Europa vince se cambia, non se rimane uguale a se stessa. E allora quell'esperienza la dobbiamo portare anche in Europa. Però appunto siamo la delegazione più numerosa, siamo la delegazione che può andare lì a far sentire la propria voce. Non abbiamo fatto come la Marine Le Pen, che ha vinto le elezioni europee forte dell'antieuropeismo, mentre noi siamo andati a dire un'altra cosa, e non farà nulla in Europa, non cavalcherà nemmeno l'antieuropeismo, perché non è riuscita a costruire un gruppo insieme alla nostra Lega. Non faremo come Beppe Grillo, che si è presentato come forza del rinnovamento e del cambiamento, e poi in Europa va con i peggiori conservatori che esistono, oltre a essere anche nazionalisti e razzisti e xenofobi. Noi, siccome la vogliamo cambiare veramente, entriamo in una famiglia importante. Entriamo in una famiglia importante, sosterremo Juncker sulla base appunto di un progetto diverso, del progetto dell'Europa che cambia. E oggi appunto c'è una grande attenzione su di noi. Non so se l'avete sentito, ma sicuramente sì, avrete sentito un estratto dell'intervento del Presidente del Consiglio proprio ieri alla Camera e in Senato, dove ha illustrato le linee programmatiche che porteremo avanti nel semestre europeo e nel Consiglio d'Europa che c'è appunto questi giorni, perché noi insomma dal 1° di luglio saremo i riferimenti, saranno quelli che determineranno le priorità per l'Europa dei prossimi mesi. Allora, non so se avete seguito l'intervento del Presidente del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio ha detto una cosa importantissima, cioè ha detto che se vogliamo essere veramente protagonisti in Europa dobbiamo partire da noi. Dobbiamo partire dall'Italia, dobbiamo partire ancora una volta, lo ripeto, dalle riforme, da quella mole di riforme che abbiamo iniziato a mettere in campo e sulle quali dobbiamo continuare a lavorare. Non sarà facile, perché le riforme insomma vogliono cambiare questo paese, sapete benissimo quanto siano profonde e radicate le forze della conservazione, i sistemi di potere, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo dimostrare che se vogliamo cambiare l'Europa prima dobbiamo cambiare l'Italia, perché solo se cambiamo l'Italia saremo più credibili. Ma non solo, ha detto un'altra cosa importantissima, cioè oggi le riforme sono uno dei motori della crescita, perché va bene rispettare il patto di stabilità, anche se altri paesi come la Francia e la Germania l'hanno sforato. Noi non chiediamo di sforare il patto di stabilità, anche se i sindaci che ci sono qua mi guarderanno male, perché però lo diciamo, l'abbiamo detto in campagna elettorale e lo ripetiamo, la declinazione all'italiana del patto di stabilità è quella firmata a Tremonti, ed è quella che a voi non vi permette di utilizzare le risorse spese, le risorse che comunque avete. Tant'è che il Presidente del Consiglio ha appena fatto una modifica al patto di stabilità, permettendovi di scorporare perlomeno le spese degli investimenti sull'edilizia scolastica, che già mi pare un buon avvio. Però appunto noi non chiediamo di andare a sforare il 3%, perché ci rendiamo conto che non possiamo continuamente posticipare il costo delle riforme sulle generazioni future. Però vogliamo anche un'altra cosa, cioè vogliamo che oggi, siccome dalla crisi usciamo solo se investiamo e usciamo solo se facciamo le riforme che porteranno risultati più avanti, vogliamo che l'interpretazione del patto di stabilità sia un po' più flessibile, perché è così che creiamo le condizioni per uscire davvero da questa crisi. E il Presidente del Consiglio l'ha detto bene in questi giorni, dobbiamo fare le riforme, dobbiamo assolutamente fare le riforme. E noi ci stiamo mettendo, noi, ora direi loro, perché direi Francesco, direi voi, perché adesso noi siamo da un'altra parte. Insomma, in Italia ci stiamo mettendo di grande impegno, io sono convinta che questi 1000 giorni cambieranno davvero il volto dell'Italia. Però guardate, è vero, in campagna elettorale abbiamo preso molti impegni, me li ricordavano i sindaci. Io voglio dire una cosa però, cari sindaci,
Io voglio dirvi questo, io non credo che questo sia un momento in cui voi siete lasciati soli e noi in Europa stiamo, come dire, in un mondo astratto e lontano. Se veramente vogliamo cambiare questo paese lo dobbiamo fare tutti insieme. Quindi io non credo tanto nel non lasciateci soli, sono io che dico a voi non lasciateci soli, sono io che dico a voi che a Bruxelles c'è una delegazione del Partito Democratico importante che vuole davvero cambiare le cose e alla quale potete fare riferimento. Cioè siamo noi che dobbiamo lavorare di squadra, perché quando si dice che oggi l'Italia deve cambiare, si dice anche che dobbiamo partire dalle città. Allora ha ragione il sindaco a dire noi qui vogliamo investire sul turismo, noi qui vogliamo creare le condizioni perché appunto il turismo sia una delle leve economiche della nostra città, e fa bene il sindaco a ricordare che queste cose si possono fare anche con l'aiuto dell'Europa. E allora davvero quando vi dico prendete come punto di riferimento i vostri parlamentari europei, vi voglio dire questo, che certo che noi dovremo lavorare perché quelle poche risorse che avremo a disposizione, o meglio quelle tante risorse che avremo a disposizione, ora ci lavoreremo, però arrivino sui territori e non si faccia più l'errore che si è fatto in passato di non utilizzarle, di rimandarle indietro o di utilizzarle per progetti futili e progetti che non avevano prospettiva di sviluppo strategico. È qui che vi chiedo un lavoro di squadra, è qui che vi dico ragioniamo insieme perché da questa provincia venga fuori veramente un progetto nel quale spenderci tutti e un progetto che possa avere delle ricadute occupazionali, di sviluppo e strategiche per questo territorio. A me ha fatto molto piacere andare a vedere l'ufficio delle informazioni turistiche in una nuova piazza a due passi dalla stazione. È questa la mentalità che dobbiamo avere, di valorizzare le nostre leve, di valorizzare quella meraviglia che sta lassù, perché oltre ad essere, come dire, l'emblema di San Benedetto dell'Europa, quella è una ricchezza vostra, è una ricchezza dell'Italia, di Cassino, che dobbiamo valorizzare ancora di più, perché è vero, non possiamo continuare a pensare che l'economia arrivi solo dall'industria. Noi l'industria ce l'abbiamo, l'industria del turismo, l'industria dell'accoglienza, l'industria delle nostre eccellenze, che dobbiamo sempre più valorizzare e portare al rendimento, come si direbbe in termini economici. Però appunto, per fare tutto questo, scordatevi di dire noi siamo da questa parte, siamo quelli che soffriamo, aiutateci dall'Europa. No, il ragionamento bisogna ribaltarlo. Noi siamo una squadra, in questa squadra c'è chi lavora sul territorio come i sindaci, c'è chi lavora in Parlamento come Francesco, c'è chi lavora nelle regioni e c'è chi lavora anche in Europa. Allora se siamo capaci davvero di ragionare insieme, di fare squadra, di lavorare veramente per il futuro dell'Italia, che è un futuro che passa anche dal cambiamento dell'Europa, io credo che ci saranno tutte le condizioni per poter tornare alle prossime elezioni e presentarci ai cittadini come una vera forza del cambiamento, e non solo come una vera forza del cambiamento ma anche come una vera forza che sa coniugare cambiamento e solidarietà, cambiamento e attenzione alle fasce più deboli, perché questo è quello che è il Partito Democratico, questo è quello che è un partito come il nostro di sinistra, che ha una grande attenzione anche ai bisogni degli ultimi, ma che sa soprattutto fare leva sulle proprie forze, costruire uno spirito di squadra e veramente cambiare il paese. Grazie. Vogliamo salutare il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo, anzi se vieni ci fa piacere. Salutiamo il sindaco di Ferentino perché deve stare in scaletta, però ormai ha parlato Simona, purtroppo dice Francesco i ritardatari pagano peggio, quindi ringraziamo veramente tutti quanti voi, amministratori ma soprattutto cittadini. Grazie a tutti e alla prossima. Si riparte da qui per un'Europa più equa? Direi di sì, io sono molto contenta di essere qui a Cassino dove sono venuta circa 2 mesi fa a inaugurare il primo comitato che è nato a sostegno della mia candidatura e devo dire che da Cassino ho portato a casa un risultato importantissimo, quindi sono stata qui soprattutto a ringraziare i cittadini di Cassino per la fiducia e la responsabilità che adesso arriva il bello, adesso dobbiamo portare avanti il lavoro insieme alla città di Cassino, insieme agli altri colleghi del Partito Democratico e certo dobbiamo costruire un'Europa che sia un'Europa diversa da quella che abbiamo conosciuto, è per questo che abbiamo ricevuto il mandato elettorale. Oggi non vogliamo più un'Europa dell'austerity, ma vogliamo un'Europa che guardi alla crescita, allo sviluppo e che guardi anche all'equità, certo. La ringrazio. Noi puntiamo, noi come amministrazione, come centrosinistra, abbiamo da sempre creduto che Cassino è e deve diventare ancora di più una città turistica, una città accogliente, già lo è, e su questa sfida siamo pronti a riproporci ai nostri concittadini e soprattutto a presentare in Europa, in questa nuova Europa
di Simona Bonafede, del Partito Democratico e del Socialismo Europeo, una proposta per la nostra città perché diventi appunto sempre più una città turistica. La provincia di Frosinone sarà un futuro per il turismo? La provincia di Frosinone, noi siamo sotto l'abbazia di Monte Cassino, che è uno dei complessi monumentali più visitati in Italia. Il problema è come non farne la meta destinazione un turismo mordi e fuggi, che viene un giorno a Cassino, appunto, a trovare il modo per farla rendere meta destinazione per 2-3 giorni, insomma fare del turismo un'economia, e oggi ancora purtroppo non è così. Quindi ci sarà questo futuro per rimanere il turismo a Cassino? Bisogna lavorarci insieme con l'Europa, ci sono progetti che possono essere finanziati con fondi comunitari. Simona Bonafè è il nostro riferimento in Europa, con lei, con il sindaco di Cassino, con gli altri amministratori della provincia si potrà fare un ottimo lavoro. Ti ringrazio. Siamo noi l'Italia che sogna ancora.